iniziare a guardare il video, questa clip verrà rispammata su ogni episodio da qua alla morte di questo gioco celebrale. Questo video contiene indubbiamente degli spoiler. Perché? Perché ci siamo già pippati tutta la prima parte e faremo ovviamente osservazioni conoscendo a priori cosa succederà. Ergo, se tu, utente medio che ha cliccato su questo video nella speranza di ottenere degli spoiler che poi mi accuserà di farne, riscontra degli spoiler, esatto, brutta persona, vatti a vedere una intera serie su Doki Doki che abbiamo fatto. Link in descrizione, link alla fine, link nel vattene a testa. Cominciamo! Oppure puoi anche fare video e credo che la noti in una serie di 9 episodi. Nome, allora... qua devo dare sfogo a tutti. No, dai, light era bello. Perché dove fa gente muore? No, Conan mi fa tanto il nome. Conan il guerriero. Il barbaro. Il barbaro. Conan. Conan. Ci sta? Right to da. Non credo ci stia. Prendo una patatina e me la mangio. Va bene, dai, andiamo di Raito. Kun, Raito Kun. Non puoi mettere uno spazio, no? Non si può! Ci ho provato! Guarda. No, vabbè, Raito Kun ci può stare. Oppure autocitandomi, Raito spazio Kun. Allora, Kun deve essere abbastanza chiaro, Raito sarebbe light. Cioè sarebbe Raito, che sarebbe light, perché dove va la gente muore. Già. E tipo così. Perché... Ma se vedi ci compare uno Shinigami accanto a Monica. Penso che uno Shinigami deve attendere Monica, magari. Ma forse Monica è uno Shinigami. Giusta teoria. Ecco. Oh. Selezione, però è che pensi possono pensare alle ragazze del club. No, io non sono più in inglese, sono morto in questo momento. Sayori? Sayori? Ok, Cappio, non c'è Cappio? Fiato? Ok, va bene, mi trattengo. Allora... No, vabbè. Lacrime? No, sì, lacrime. Secondo me lacrime. Yuri è troppo intellettuale per scegliere lacrime. Beh, intanto salvo. Bravo. Avere di lacrime. Oh, vai. Fidati di noi. No, stavo sentendo qualcosa che vibrava. Vibrava? No. Yes. Ok, penso che ansia. Ansia, sì. No, no, non è mai vero nella vita. Diceva, non cambia le parole. Sì, lo so. Nube. Mamma, che bravo. Sconfitta. Minchia, che felicità. Filosofia manco nella vita. Qua non si capisce. Vitalità. Piangere. Piangere, vitalità. Piangere. Bella. Culmine è di Yuri, cioè proprio c'è scritto nel... Penso ridere. Sì. Entropia. Entropia di Yuri. Chissà. Sciocco, perdonare. Lussuria di chi sarebbe? Se... Yuri. Sì, è vero. Sì. Sì, sì. Riservato. No, Yuri, riservato di Yuri. No, è fascino. Per me è più nato. Sciocco. Forse sciocco. Sì. Complimenti. Esplode. L'hai già messa? Basta. No, no, non quello. Al massimo metto se vuoi. No, Corea. No. Basta che tu dica una parola. Corea del Nord. Depressione. Morte. No, morte saltava Yuri. L'ho fatto io della mia route. Morte saltava Yuri. Ok. Immaginazione, no? Massacro, no? Magnifico. Proviamo. Zucchero nazi. Forse magnifico. Zucchero nazi. Non corrisposto. Però potrebbero saltare tutte e tre. È lei. È Sayori. Che bello. Incapace. Ma sei serio? Povera malinconia. Tragedia. No, malinconia Yuri. Anche tragedia. Cicatrici, ma chi sarà mai cicatrici? Famiglia Eko e Nazuki. Sfortuna? Sì. Cioè stiamo prendendo tutta Sayori. Bacio? No, che era Nazuki. Infallibile caramella, marshmallow, gabbia, universo, cagnino, spaventoso. O cuore. Magari. Intanto dobbiamo fare solo con la maggior parte delle parole. E ne abbiamo già prese 11. Abbiamo già prese 11. Magari.
Il pensier- i pensieri casaioli sono spaventati. Cuore, sì, ah sì, perché lei dice che gli fa male il cuore. Che bello. Rossetto. C'era lipstick. Broncio, ma Broncio e Natsuki di sicuro. Matrimonio. Speranza. Speranza? Non lo so, no. Cioè, oddio, non è che abbia molta speranza. Amore? Come sai, no, Natsuki, no. Forse amore. Melodia, piaceva la musica? No, fa culo. Va bene, perché è nata una. Va dai. Bene, dai. Bo, Roberto Bo. Rotto. Impacciato. Prigioniero. Impacciato. In chiave. È vero. Fulgido. Kawaii. Kawaii l'ha tenuta kawaii. Ebbè, per poco me la traduci. Carino. 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 Felicità. Felicità. Minchia. Nuvole. No. Come nuvole? Ah. Vabbè. Nuvola è di... Sai, è pigrizia. Nuvole. Non si alza mai dal letto. È vero, non vuole fare. Straziante, mi verrebbe da dire. No, è più di Yuri. Fuggire? Viaggio. Calzini? Viaggio. No, calzini di Nato. Viaggio. No. No. Appiccicoso. L'ultima, oscuro. Oscuro è sicuro? Sì. Ma sì. Bravo. In teoria... In teoria... Beh, è tornato, ragazzi. Non carica. C'è quel Kun che dà il tocco. Allora, visto che questa è una root a parte, io lo metterei tipo nello, tutto nello slot 2. Root Sayori, tipo. Ok, allora, primo introduzione, 2 root Sayori. Sì. Monica, ma beh, andrei un attimo piano perché non so. Almeno finché si diverte. Vabbè, finché alla lettura dei poemi è tutto uguale. Dici? Sì, per forza. Secondo me no. Per me sì. Scusa, finché non leggono le poesie non posso... Aspetta, io una volta in questo gioco. Non mi ricordo. Adesso hai capito perché ha scelto impacciata? Sì. Potrei finire per ingelosia. Non cado dalla sedia, scusa. Aspetta. Anzi, scusa un colpa. Scusa, anzi, vaffanculo. Quello lì è il penultimo nodo che vedrà Sayori. Ma tu devi stare zitto. Ma non sta annodando un cazzo. Sta ho detto che è il penuto. 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 Ragazzi, penuto. Ieri sono andato a Firenze, ci sono morto, capite? Perché neanche io so cosa mi piace. Ma che cazzo. Sono certo che l'opinione di Yuri sarebbe un po' più costruttiva della sua, forse anche quella di Natsu, sì, credici proprio. La speranza è l'ultima a morire. Che fama di merda, vai via. Sicuro che non ti piace soltanto perché l'ho scritta io? Eh? Beh, sono certo che uno dei motivi è quello, penso che penti meglio di chiunque altro. Leggo la tua poesia. La poesia di Raipo Kun! Le poesie di Light sono solo dei nomi scritti nell'elenco di nomi. Io mi immagino se perché? Perché? Ok, Pietro, Giacomo, Giovanni, tipo no, e morto poi, annegato. No, e poi legge anche. Cioè, perché Light fa anche dei piani, tipo per far suicidare le persone. Per far sì che i suoi piani riescano. Tipo, scende dalla metropolitana, minaccia, finge di fare una rapina, scende dal tram e poi si ammazza. Cosa? Poi legge scritto Sayori Cappi. Il che la rende ancora più speciale, come se riesce a sentire quello che... Adesso tipo adesso ci vomita contro. No, forse dice no, è cambiato. Beh, quello che mi ha scritto da uno come te. Sei un po' troppo schietta. Beh, scusami tanto. Non ho mica detto che è pessimo. Ho detto che fa schifo. No, non fa cagare. È solo che non ti ha scritto nessuno. Più o meno. Quindi in poche parole non è abbastanza carina per i tuoi gusti? Vuoi uno schiaffo? Cosa? Ma ha detto carino. Carino. Passo volentieri. Beh, credo che io stia per morire. Credo che ora dovrei mostrarti la mia. Anche se so già che non ti piacerà. Le aquile possono volare, le scimmie possono scalare, aerea scalare, i grilli possono saltare, i cavalli possono gareggiare, i gufi possono cercare, i ghepardi possono correre, le aquile possono volare, le persone possono provare. E questo è quanto. E Natsuki lo può mangiare. Aio. Era vuoto. No, non è vuoto. Vi assicuro che la
Non è stata fatta violenza a nessun capirolo. No, no. Perlomeno non da parte mia. Ecco. Già con l'aria fredda. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Che? Non mentire, non sto mentendo. Perché sei convinto che non mi possa piacere? Beh, perché sì. La risposta di un bambino di 4 anni perché era meglio. Sì. Perché sì, non ci vuole piacere. Perché no, perché sì, perché no, perché sì, perché no, perché sì, perché no, io tu il cazzo. Oh. Scusa, mi sono dimenticato di iniziare a parlare. Tranquillo, devi sforzarti. Non mi sto sforzando, devo soltanto convertire i miei pensieri in parole. Certo, perché non sei telepatica. Però. Va bene. Sì, tanto era Love Me, Save Me e Fanchirmi. Fanchirmi. Sì, andiamo avanti. Ma una domanda, sai cosa se io favorisco una delle altre due? L'altra ti odia. Secondo me pure agisce male. Beh, tanto possiamo fare. Però comunque favorisce una delle però, due. Però appunto, Natsuki ne esce più offesa, Yuri ne esce. Va bene, va chi bene. Chi è che hai favorito tu? Mi sono distratto un secondo, Simo. Ha fatto Sayori. Aiutami, okay. Sayori! Sai cosa devi mettere quando c'è skip? Devi mettere Running in the 90s. Devi mettere la canzone. Ok. Allora, secondo poema con Sayori. Incapace. Incapace. Se dai. Non l'avevo visto. Esplodere. Determination. Your field of determination. Che cazzo è vaniglia? Ah, perché lei fa il cupcake, ok. Tempo, no. Beh, forse il tempo, sì. No. Mai nella vita. Papino? No, Papino è Natsuki. Ah, sì, è così. Vuoto? No, gli è Yuri vuoto. No. Perché? Perché è depressa. Volubile? Invece. No. Cosa? Ma dove? Ma quando? Ma dove rifai? Sì, no, era Natsuki. Ah! Vivace. Ma perché tu sei venuto? L'abbiamo fatto prima, mi fa che cazzo. Simo, con calma, ragiona. Allora, fermo. Jump. No, aspetta, qua potrebbe cambiare qualcosa perché poi abbiamo scelto Yuri noi. Sì, è vero. L'altro giorno trascorso, già è arrivato il momento di una. Beh, fai auto allora. Ma devo leggere le frasi. Entra nella mia come nella solita scena. Ciao Raito-kun. Ok, non fare auto. Ciao Sayori. No, togli l'auto perché stiamo sempre partendo. Di buon umore oggi. Siamo potuti togliere gli occhiali un secondo. È solo. C'è una conversazione tra tardi. È solo che non sono ancora abituato a averti in casa. Capisco, certo che ci vuole davvero poco a metterti in buon umore. In fin dei conti sono sempre le cose semplici a essere le più efficaci con te. A proposito, ho un po' di fame. Ancora? Prendere una ma non era Natsuki quella che non mangiava? No, grazie. Questo non è assolutamente da te. Ho i miei motivi. Perché non diamo un'occhiata al tuo portamoneta, Sayori? Perché questa richiesta così all'improvviso? Nessun motivo in particolare, volevo solo dare un'occhiata. Sayori prende nervosamente il suo portamoneta, armeggia con la chiusura e lo apre. Successivamente lo capovolge, lasciando che il contenuto si riversi sul banco. Cadono soltanto due piccole monete. Lo sapevo! I knew it! Riesco a leggerti nel pensiero, Sayori. Ma è giusto! Come facevi a saperlo? È semplice. Questo non l'avevo capita, vediamo cosa voleva dire. Se avessi avuto abbastanza soldi, avresti comprato uno snack prima di venire in classe. Quindi, o non avevi fame, o volevi solo una scusa per fare un giro. O hai semplicemente finto di dimenticarti di aver speso tutti i tuoi soldi in modo che te ne spestassi un po' io. In più c'è un'altra cosa da prendere in considerazione. Tu hai sempre fame. Caro Watson. E questo ci lascia un'unica opzione. Elementary Watson. Oh, mi arrendo. Ma poi mi sento. Ok, forse doveva chiamarlo Conan, effettivamente. Io non
Detective Conan. Se tu mi senti. No, pure il suo vero nome, come era? Shinichi. Shinichi, bro. Se ti senti collo vuol dire che meriti di sentirti così. Inizia a ridacchiare all'improvviso, eh? Mi ricordo che ci stessi ascoltando. La sua faccia è immersa in un libro, come sempre. Non stavo di certo rigliando. Solo che questo passaggio del libro. Yuri! Dirai tu di passare. Yuri! Cos'era Free? Bene. E anche in questo video ho già referenze fatte. Oddio. Non provare a coinvolgermi, sai, Yuri. Inoltre, dovresti comprare solo ciò che ti puoi permettere. E in tutta onestà, dopo un espediente malizioso come quello, la tua sofferenza è una conseguenza più che giusta. Ah! Ma cosa sto. Non volevo dire quello. Ero troppo preso dal mio libro. Mi piace quando dici quello che pensi, Yuri. Non succede molto spesso, ma è un tuo lato divertente. È impossibile. È impossibile che tu possa pensare a una cosa del genere. Però hai ragione. Ho fatto qualcosa di brutto e non devo accettare le conseguenze. No, bellissimo. Cioè, ha detto conferenze. Perché lo diceva sì, giù. No, ma perché nessuno lo diceva Yuri. Lo diceva Yuri prima, forse. Conferenze, diceva. È una conseguenza più che giusta. E ora devo accettare le conferenze. Conseguenze. Ecco, quello. Comunque non me lo aspettavo da te, Yuri. No. Immagino che ci sia un piccolo diavolo dentro ognuno di noi. Ne è vero. Te, ciò non di meno. Ma ne è vero cos'è una roba nata per davvero? No, è una parola ne è vero. Ne è vero. Ma è vero si usa. Sì, certo. Io mi affido alla loro sapienza perché in questo caso... Ti affidi alla mia, affidati alla sua Eva. Non lasciarti andare da lei. Sayori sa esattamente cosa sta facendo. Dopotutto vi ha detto che vi avrebbe che mi avrebbe portato nel club prima ancora di avvisarmi. Mamma, non saresti venuto se non fossi stato per i cupcake. Quindi ho dovuto convincere Nazuki a prepararli. Su via, abbi un po' più di fiducia in me, Sayori. Cosa che è successo? Al libro qualcuno remixi il mio. Ah! Perché è l'ultimo che farò, perché prendo lo pulisce. All'improvviso un oggetto colpisce in faccia Sayori e rotolo sul banco. Aia! Ma così! Un dolcetto. Era effettivamente un gigantesco dolcetto avvolto nella plastica. Sayori si guarda intorno. È un miracolo! È perché ho spiato le mie polpe. Colpe. Dai, stavolta c'è andato vicino. Mio Dio! Stavo giusto per dartelo, ma poi ho sentito che gli stavi spifferando quella cosa dei cupcake e decisamente valsa la pena della tua lezione, però. Nazuki, così gentile la parte tua. Sì, adesso c'è la parte che corre via, abbraccia il doccetto dal città del mangelo. Se io ci porto di colpo le mani nella bocca. Shomosha Iqua! Anch'io che va! Questo dolcetto mi sta facendo passare di tutti i colori. Nazuki morde il suo dolcetto. Ah, anche tu sembra davvero buono, Nazuki. Posso provarlo? Ma che cavolo! Accontentati di quello che passa il convento. Ah, ok, va bene. Guarda, perché questi modi di dire vissuti esatto. Navigati. Ma il tuo è il cioccolato. Già, e secondo te perché ti ho dato quell'altro? Ah, che bastardo. D'accordo. Sono comunque contento che tu me lo abbia dato. Sayori si alza dalla sedia e va a abbracciare Nazuki da dietro. Ah, maledizione. Va bene. Il dolcetto ancora in mano, Nazuki si allunga per scrollarsi di dosso Sayori. Gnam, mi sembra molto onomatopeico. Sayori si avvicina all'improvviso e morde il dolcetto di Nazuki. Ehi, l'hai fatto sul serio? Con la bocca piena. Sayori si allontana di corso mettendosi in salvo. Dai, povero Nazuki, già non mangia, poi gli porti i dolcetti. Raito! Perché? Raito-kun! Signori... Oi! Quello che un po' di materiali in un'altra aula. Vuoi venire con me? Materiali? Per cosa? Ecco. La prudenza non è mai troppo. Beh, sai che sta per arrivare il festival, no? Io e Monica prepareremo dei postri e altre cose. Quindi avrò bisogno di pastelli, evidenziatori e stick di colla. Ah, capisco. Va bene, vengo con te. Evviva! Ok, Monica, torniamo subito. Ah, stai andando con Raito-kun a prendere il materiale? Tranquilla, non devi prenderti il disturbo. Andrò io con lui. Oddio, ma veramente? Ma io volevo andarci. È così divertente esplorare le aure vuote. Ok. Era solo un suggerimento. Sì, un suggerimento, Monica. Sì, vai te con Gritto, ti faccio impiccare, stronzi. Vedi se riesci a trovare anche della carta per i poster, ok? Ok, quale poster? Quello dietro. Sei pronto, Raito-kun? Sì, andiamo.
Oh, eccoci qua. E se io riuscivo alla lavoro del club, seguo se io rimetto a voletto a coltella, saltella e canticchia per il corridoio. Ma che diavolo! Sembra quasi che stia accompagnando una bambina al centro commerciale. Forse shopping è con lei. Possibile. Sayori a volte riesce a divertirsi anche con le cose più semplici. Dimmi un po', Sayori. Anche con una corda. Cos'è che dovremmo fare con il festival di preciso? Non sono sicuro se sia possibile rendere la tua letteratura un evento. Io e Monica abbiamo già pianificato tutto. Non preoccuparti. Su serio? Sì. Faremo uno spettacolo di poesia. Uno spettacolo? Di che tipo? Di poesia? Sì, ma che cazzo vuol dire? Cioè, se io ti dico, non so, facciamo uno spettacolo sui videogiochi. Certo! Su cosa? Sui videogiochi. E che cosa faccio? Sui videogiochi. E cosa faccio? Sui videogiochi. Come lo organizziamo? Ma che cazzo? Beh, ognuno di noi andrà sul palco e reciterà la sua poesia preferita. Ah, sembra una cosa un po' noiosa. Sì. Il tuo punto di vista è completamente sbagliato. Ma non l'hai detto, non l'ha detto il protagonista. L'ha pensato. Vedi che si fermava qua la frase? Mi leggi nel pensiero, verso pure tu. Non si tratta solo di leggere poesia, ma conta anche il modo in cui le interpreti. Immagina di pronunciare i versi della poesia in questo modo. Tra i miei piedi, l'ultimo fiore rimasto mi fa un cenno. Torco il gambo, liberandolo dalle sue radici abbarbicate. Ma esiste! Accarezzando il suo... Voglio vedere come cazzo era scritto in inglese. Abbarbicate. Altro che Marco. Accarezzando il suo ultimo momento gioioso tra le mie dita. Ma a quale scopo ho evocato questa gioia? Perché ora, quando guardo in ogni direzione, il campo, un tempo prosperoso davanti a me, non è altro che una distesa arida! Ecco, così! Signori, come posso dirlo? Sono sicuro che sia un problema mio, ma è impossibile prenderti sul serio quando parli con mamma. Zuccatti! Guarda che mi ci sto impegnando, pure tanto! Ah, lo so! Ti devo dire che è un bel cambiamento rispetto ai tuoi modi carini. Ah, non dire così, imbarazzante. Ma credo significa che sto facendo un buon lavoro. Sì, penso di sì. Ah, sono così elettrizzata. Il festival... Non hai battuto su questo? Perfetto. Purtroppo non c'entra, non c'entra con le corde. Però sono di letto, no, ma c'entra. Il festival sarà divertentissimo. Se io leggevo di nuovo su se stessa nel corridoio. E io ho detto, comunque, questa è una vuota. Iniziamo la missione. Cioè, vuoi anche derubare nelle altre? La missione, eh? È passato molto tempo dall'ultima volta che io e Sayori siamo stati insieme. Ma in fin dei conti non è cambiato per niente. Non è altro che una sfera di luce solare che attira vibrazioni nel corso della cecchina. Perché sei ridendo? Sto morendo! Non è niente che una babà che attira vibrazioni positive dal mondo che le circonda. È una sensazione abbastanza nostalgica per me. Mentre gli anni passavano ho iniziato ad rientrarmi in camera mia, sempre più spesso. Per questo, andare all'abitudine con mi suscita una sensazione speciale. Ero io quello stanco. Per questo, andare all'avventura con Sayori mi suscita una sensazione speciale che avevo ormai dimenticato di avere in me. Che cosa hai fatto? Che gesti era? Entriamo nell'aula. Sayori si dirige verso il ripostiglio mentre io la seguo. Vediamo cosa abbiamo qui. Pastelli. Sayori tira fuori dallo scaffale una scatola piena di pastelli. Sono anche della marca migliore. Facciamo pubblicità? Anche se sono un tantino sporchi. Se io inizio a tirare fuori i vari pastelli dalla scatola leggendo i nomi dei colori. Bene, una cosa in meno. Non distrarti, dobbiamo ancora trovare... Aspetta, sto cercando il mio colore preferito. E va bene, va bene. Io non spostati, così posso cercare la carta preposta. Madonna. Ah, ne ho fatto cadere uno per sbaglio. Cazzo è successo? Aia! Se io richinandosi sbatte la fronte contro lo scaffale. Cade sul pavimento e tutte le pastelle le cadono in grembo. Sei bene? Mia fronte! Se io si mette la mano sulla fronte. Accidenti, Sayori. È sempre la solita, eh? Dai, fammi vedere. Tanto che Sayori è seduta sul pavimento, la reggo per la vita e la tiro fuori dal ripostiglio. What? Sposta le mani, Sayori. Non mi fa male! Ci vorrà un secondo. Ecco. Dove l'hai tirata fuori dal ripostiglio? Cos'è questa cosa? Non capisco neanche cos'è. Il ripostiglio, quale sei dentro? È dentro il ripostiglio. È la marca, marca 24, la conosci? 24. Che poi non sono pastelli, sono pastelli a cera per i pastelli. Sayori lascia andare lentamente la presa. Sposta delicatamente la sua frangia da un lato. Ai! Che faccia strana, giuro. Mai vista la faccia di Sayori?
No, lo faccio per la miniatura, questo sbloccheria. Scusa, ha una grossa macchia rossa al centro della fronte. In più sta iniziando a formarsi un bernoccolo. Cavolo, si gonfierà. Dovrei trovarti del ghiaccio. Righto, cool. Ma dove posso trovare del ghiaccio? Ma dove posso trovare del ghiaccio quest'ora? Ah, penso che una bevanda fredda dovrebbe funzionare. Non devi... Non è poi così male, sembra un... Sembrare un unicorno. Non è poi così male sembrare un unicorno. Anche se sul suo volto uno smorfio di dolore, Sayori mi fa una battuta scema. Se vedo che anche lei fa battute sceme, come quelli che fanno su di lei le stesse battute. Sì, ma capisci, cioè ora che abbiamo finito il gioco puoi dire con franchezza che lei non vuole che Kirito... Che il protagonista... Per stare dicendo Kirito. Sì, lo so. Che il protagonista si preoccupi per lei. Certo. Quindi è per quello che ha fatto la battuta scema, per dirgli ma no, non è niente. Oh. Ma che dici? Torno subito, ok? Ok. Non è male sembrare un unicorno, ma non è neanche male sembrare no, un bambolone. No, no. Sì, voi... No! No! Su. Era una bella battuta. Togli le mani e muori! Come la migliori? Sto facendo come Sayori. No, Sayori. Stai bene? No. Oh, allora. Voglio ancora bene. No, aspetta. Vediamo una parte. Dicevamo. Non c'è la musica. Ah, ok. Quale sovrascrivo? Un provolone. L'ho pensato per tutto il tempo. Se te la sei tenuta io. Cioè, le do una pacca sulla spalla e corro fuori dal corridoio senza la musica. Localizza il distributore più vicino. Cosa devi prendere? Non che sia importante, dato che le servirà più come borsa del ghiaccio che come bevanda. Ma so che a Sayori piace il succo di mela, quindi prendo quello. In un batter d'occhio sono già ritornato nell'aula dove avevo lasciato Sayori. Dislessia e portami via. È rimasta lì. Resta lì nella stessa posizione. Tira una mano sulla fronte mentre usa l'altra per riporre goffamente i pastelli nella scatola. Dove che ce l'ha qua? Per fortuna erano già nel posto sbagliato prima che li facessi finire per terra. Ecco qua, Sayori. Un porco una bottiglia di succo di mela. È bella fredda. Sayori apre il tappo e inizia a bere dalla bottiglia. Cosa? Ah, è una bottiglia. Non ci avevo fatto niente. No, pensavo che fosse un termosifone. Ah, pensavo che fosse un bricchetto. No. Sì, esatto. Cioè, sai. Quello. Sayori, ma che fai? Per la tua fronte, cretino! Ah, scusa, mi sono dimenticato. Cosa del dolore. Quanto è stata forte la botta che hai preso? Questa era cazzo. Io. Sayori appoggia la bottiglia contro il supermercato. Fa male. Resisti, presto ti sentirei meglio. A quanto pare hai rimesso a posto la maggior parte dei pastelli, ottimo. Ehi, Reitokun, non ti ricordo un po' la nostra infanzia? Cioè? Che vuoi dire? Ricordi quando giocavamo spesso all'aria aperta? Cercavo sempre di rimanere al tuo passo, ma in un certo senso eri non curante del fatto. Che spesso rimanessi indietro o facessi fatica ad arrampicarmi come facevi tu. Cosa fate? Dove giocavate voi arrampicarsi esattamente? In più, quando a volte provavo a fare cose di cui non ero capace, finivo per farmi male. Cadevo, mi graffiavo, mi facevo un barnacolo e iniziavo a piangere a dirotto. E tu correvi sempre da me, più in fretta che potevi. Provavi di tutto per farmi smettere di piangere. Sembra quasi che ti sentissi in colpa e avessi paura di finire nei guai se qualcuno l'avesse scoperto. Anche se in realtà non era colpa tua. Dici davvero? Sì, non ti ricordi? Ora che ci penso, credo di ricordarmi qualcosa. Immagino che fossi così preso dai miei giochi da non prestarti attenzione a sufficienza. Ah, ok, immagino che io, protagonista, ok. Quindi possiamo dire che fosse colpa mia. E più o meno è così che è andata anche questa volta. Se non ti avessi messo fretta, probabilmente non avresti sbattuto la testa. Reitokun, non penso che tu ne sia accorto. Ma è quanto fa ridere dire... Io sto, ti giuro, mi sto provando a non ridere a dirotto ogni volta che rengo Reitokun. Pure io. Ma non è facile, vi giuro che non è facile. Solo a me mi lasci indifferente, però va bene. È perché lui ha guardato così poche anime che ormai Kun fa parte... Cioè, se io mettessi alla fine delle frasi Kun, Baka o Mia, la cosa sarebbe totalmente indifferente.
No, oddio. Non penso che tu te ne sia accorto, ma pensi sempre agli altri. Anche dopo tutti questi anni. Corri sempre da me per aiutarmi, anche se è colpa mia che sono un po' maldestra. Sei proprio un tesoro. Non chiamarmi così! E non faccio questo tipo di cose di continuo. E solo quando si tratta di te mi viene naturale. Agisco senza pensarci e ti tratto in questo modo. Cioè, così sono male ancora una volta. Credo che sia, cioè, nel senso che la tratti come un incapace. Cioè, credo che sia quello che succede quando si è amici da così tanto tempo. Davvero? Forse hai ragione. Raito Kun, sono contento che nulla sia cambiato tra di noi. Potevo chiamarlo Kirito Kun, adesso mi viene in mente, ci stava bene. No. Assolutamente. No. Pensi che sei... No. Kirito Kun. Allora, pensi che sarà... Quanti tagli devo fare? Pensi che sarà così per sempre? Per sempre? In tutta onestà? Non possiamo sapere cosa succederà quando andremo all'università o dopo. Quindi non sarebbe corretto fare promesse che non posso mantenere. Tuttavia, beh, lo spero. È già passato tanto tempo, giusto? Non riesco a immaginarti cambiare, quindi lo spero davvero. Sono proprio felice. Sarà un'espressione bizzarra nei suoi occhi, di cui ne vedo solo uno. Restiamo in silenzio per un momento. All'apparenza così sciocca e maldestra che quando la vedo riflettere in questo modo, preferisco non disturbarla. Credo sia il momento di tornare. Non voglio far preoccupare Monica. Buona fortuna. Vedrà comunque la tua fronte. Non se la nascondo sotto la frangia. Di botto è proprio... Questa musica non l'ho mai sentita. Davvero? Non l'ho sentita, secondo me. Me lo conduci. Se ieri si alza in piedi di botto. Ah! Si mette di nuovo le mani sulla fronte. Non devi alzarti così di scatto dopo che ti sei fatta male. Ai ai ai. Non credo che sia troppo tardi ormai. Andiamo comunque. Seguo Sayori fuori dall'aula. Sayori giochicchia con la frangia provando a nascondere il bernoccolo, ma senza successo. Poco dopo torniamo all'aula del club. Ah, siete tornati. Ottimo tempismo, stavamo giusto iniziando a scambiarci le poesie. Sayori, la tua fronte sta bene, non preoccuparti. Stavo giocando con i pastelli, ho sbattuto la fronte contro lo scaffale. Ero nascondo cheat. E beh, ormai l'ha scoperto. Sì, va bene, ok, però... Beh, ad ogni modo, sei riuscito a trovare ciò di cui abbiamo bisogno? Mm-hmm. Ho tutto qui con... So, io ci guardo attorno freneticamente. Mi sono dimenticato tutto di là! Sì! Calmati, Sayori, ho tutto qui. Ho trovato anche la carta per i poster. Sembra che alla fine sia stato tu a fare tutto il lavoro, Raito Kun. Sayori ha solo... è solo morto. Ah, beh, Sayori... No, non l'ho fatto apposta, ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. Ve lo giuro. Ti credo. No, ti credo. Diamogli il beneficio del dubbio una volta ogni tanto. Nessuno capirà la e sarà maltrattato in questo episodio. Tra un episodio e l'altro non lo potete sapere. Perché hai preso di primo tagli. Cos'è? Dove Rosso mi sgozza? Non ti ho preso! E poi hai detto Rosso mi stava soffocando. Io ho detto che nessuno doveva, almeno dalla mia parte. Tu hai detto, e prima del video hai detto neanche da Rosso. No. Ho detto solo lui. Io non ho promesso niente. Non riesco a inventarmi una scusa per Sayori. L'ho reso un'avventura! Sì, proprio così. Ah, ok. In ogni caso, buon lavoro. Stasera inizierò a mettermi al lavoro sui poster. Anch'io. Ok, ragazzi, siamo pronti a scambiarci le poesie? Immagino dobbiamo andare a prendere la mia. Dopo essermi assicurato che la scatola dei pastelli fosse chiusa per bene, torno al mio posto. Ok. Wow. Beh. Sayori. Toria è l'unico che dovrebbe cambiare. Raito Kun. Amo da morire le tue poesie. Però se non ti metti a dire. Però cioè, capisci che se lo fa da solo. Non posso credere che tu me le stessi nascondendo. Io non nascondo un bel nulla. Ma le tue poesie sono così belle. Sia quella di ieri che quella di oggi. Non ci credo nemmeno un po' che tu non abbia mai scritto le poesie prima d'ora. Beh, sei l'unica che la pensa così, per cui. Non può essere. Neanche Nazuki? Suppongo che Nazuki difficilmente ammetterebbe che le piaccia qualcosa. Ma non penso sia per quello. Che intendi? Ho sentito un rutto? Voglio essere schietto. Per me è molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Cosa? Non farti strane idee, scena. Devo dire che sei una persona davvero... Fatto. Era stato spazio. Che bello fare le autocitazioni. Intendo dire che sei una persona davvero espressiva. Come potrei mai scrivere poesie sulla mia noiosa vita? Tu
Io invece trasformo le cose in un'avventura. Anche le cose più piccole e insignificanti. Cucinare, per esempio. Di quello non parliamone proprio, ok? Lascia stare quel discorso. Quindi, beh, quello che sto cercando di dirti è che provo più emozioni attraverso di te che attraverso di me. Abbiamo questo strano legame. È colpa tua che ficchi sempre il naso nei miei affari. Non ti seguo. Quando provi a spiegarti qualcosa non capisci mai nulla, vero signori? Le accarezza la testa. Ehi, non sono una bambina. Ne sei sicura? No. Forse. Cioè io inizio a giocare con la matita dalle mani. Senti un po', Raitoku. Mi regaleresti la tua poesia? Vorrei tenerla. Perché? Perché, è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Signori, mi hai completamente frainteso. Non l'ho scritta per te. Mi stai ascoltando almeno? Beh, non importa. Te la darò mentre torniamo a casa. Davvero? Snap. Cosa vuol dire? Ah! Ho spezzato la mia matita. Ah, avevo una matita di posto. Ho spezzato la mia matita. Se riesci a lasciare di scatto per raccogliere. Guarda, evita i banchi. Minimo distrugge i banchi. Evita i banchi. Si rompe una costola. Ma se basta. Ecco. Oh. Finisci per scusarsi con me. Scusa, è tutto a posto, tranquilla. Te la raccolgo io. Meglio, evitiamo di avere una commozione cerebrale. Mi piego per raccogliere la matita rotta, no. Scogliosi. Sai, io si appoggio al banco di lei con le ginocchia tremanti. Oggi sono un po' a destra. Meglio che ti sieda, Sayori. Sì. Nel sedersi, inciampa, si rompe l'osso sacro. Già che deve morire per fargli capitare qualcos'altro prima? Beh, se si fa male, non muore. Cioè, se si rompe una gamba come si impicca. Preferisci che faccia le farlo sulla morte? Se si rompe le braccia come si impicca. Mamma, mi dai una corda? Sì, stai sicuro. Le fare un braccio lo aiuta a sedersi. Comunque non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me ne sono dimenticata. Ma non sarà bella quanto la tua. Ma dai, non preoccuparti, sono sicuro che mi piacerà. Bottiglie! Apro il mio scalpo! Intanto che leggi lo scalpo, vado a aprire le finestre, mio. Va bene? Leggi! E non ho avuto il riflesso delle cose, è incredibile. Apro il mio scalpo come il coperchio di un barattolo di biscotti. È un luogo segreto dove conservo i miei sogni. Piccole sfere di luce solare si strusciano insieme come tanti gattini. Oh. Raggiungo all'interno col pollice e l'indice e ne tiro uno fuori. Cioè tu ti apri la testa e tiri fuori una... Non sei male. Esatto, è pessimo. No, dai. Ma tutto ciò che sento è un eco. Dentro la mia testa. Eco. Dentro la mia testa. Jumpscare. Santo cielo. Sai, l'hai scritto tu? No. Certo che l'ho scritto io. Io ti avevo detto che avevi scritto la miglior poesia di tutti. Dante sì, sposto. Ti devo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato un sacco di cose. Hai iniziato a riprendere tu? Sì, bravissima. Monica mi ha insegnato un sacco di cose. Ultimamente sono stato molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco. È un po' inquietante. Molto inquietante. Schierò fino alla morte! Non montarti troppo la testa! Ah! Questa la considero una sfida nei miei confronti. Sì, no, io ti stavo guardando e tipo non ho ancora detto niente. Quando parlerà? Ma lo diceva veramente in inglese! È una sfida. Cioè, io mi sono mi ha chiaramente lanciato una sfida. Va bene. Ok, Nazuki non mi puoi odiare. No. Bene, non è peggio dell'ultimo, ma neanche meglio. Io cosa? Più cosa fa schifo lo stesso. Qualsiasi commento che non sia di disprezzo è una vittoria. Tu mi sembri la più severa in quanto a critica. Ehi, cosa te lo fa? Aspetta, era un complimento. Ah, sono felice di sapere che qualcuno riconosce la mia esperienza! Bene, allora continua a esercitarti e magari un giorno diventerai bravo! Bravo come Nazuki Trap confirmed!
Stavolta per davvero lo dice Nanzi. Tu diventerai bravo. Tu diventerai brava. No, hai ragione lui, hai ragione lui. Tu diventerai bravo, tu diventi bravo come me. Io sono... Non sono donna, ragazzi, però se fossi... Io sono stanco, capiti? Però l'energia per fare le battute ce l'ha. Sì, come? Qualcosa mi dice che Nanzuki abbia frainteso del tutto. Ora che ci penso mi ricordo un po' la poesia di Salieri di ieri. Davvero? Sì, ma immagino che siete sulla stessa lunghezza d'onda, dato che siete amici da molto tempo. Ma non mi sei mai sembrato il suo tipo. E da quando esiste un tipo ideale per Salieri? Tu? E che ne so, comunque non capisco come possa una ragazza così... tenera, passare tutto quel tempo con uno come te. È come se si trascinasse un peso morto. E vai. Qual era il peso morto? Sayori o chi? Simo, puoi girare un attimo la telecamera? Solo un attimo, non... Oh, grazie. Ti ammazzo, Dio mio. Mangia. Ammi, pietà di me. Allora, Raito mi ha tirato la sfida, io non potevo declinare. Tu potevi declinare! No! Sì che potevi! Fare come i verbi li declinare. Non taglia! Su. Ma quanto è porno se io tolgo... Oh cazzo. No, comunque dato che ha detto che si trascinava un peso morto, credo fosse Sayori perché c'è già la corda inclusa. Sì, ma lei... Adesso spegni la proprio telecamera. Dai! Ma mi ha già detto sta battuta di merda. Qua no. Adesso! Allora, questa era un po' cattiva. Vedila così. Se non fosse per me probabilmente volerebbe via come se fosse un palloncino. Si può dire che ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Va bene. Che... Ah, Amy piace... No! Amy è come... Amy è come... Fa schifo, lei fa schifo, il mondo fa schifo, io faccio schifo, tutti gli altri fanno schifo, lo dirò a tutti quanti. Circa. Non male. Sì, ma... Questo dovrebbe essere tutto uguale. È questo uguale. Yuri, non è a favore tuo, però non è neanche contro, quindi vediamo cosa è scritto per oggi. Che schifo. Ben fatto, Raito-kun. Stai già facendo progressi? Davvero? Grazie, Yuri. Allora, te significa molto. Figurati, sono solo felice di poter aiutare altri scrittori come me. So che per te è una cosa nuova, quindi non farti problemi se non riesci a rendere perfetta la tua poesia. Non dovresti aver paura di osare di più. Le metafore possono aiutare parecchio. Non devi sentirti costretto a mettere in moto il cervello come se fosse una macchina. Lascia andare la tua mente alla deriva tra i tuoi sentimenti. Sto morendo. E scrivi quello che vedi o senti. È uno dei modi per far sì che il lettore possa sbirciare nella tua mente. È un esercizio molto personale. Capisco. È una tecnica davvero interessante. Grazie per avermi parlato. Qui avrei un esempio se ti va di leggere. Ma certo, la poesia che hai scritto per oggi è il procione! Annuisce la il procione. Racone! Il procione! Oh, procione! Un procione! Mio Dio, cioè io ho tradotto tutta questa roba in inglese! Sì. Ma sembra più lunga, no. Vabbè. Il racone. Questa volta ho voluto usare un po' di più. Sì. Si nota, è molto più metaforico. No, stavo guardando su uguale. Ok. Hai ragione, un fantasma! No, non era un fantasma, quello di prima è un fantasma. Ci rivediamo, Raito-kun! Come va con le poesie? Una meraviglia! Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Prima o poi riuscirai a scrivere un capolavoro. Ah, non contarci troppo. Non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Adesso dirà che fa piacere a Sayori? Molto bene. Davvero bella. Mi fa pensare a Sayori. Proprio come l'altro che hai scritto. Siete come il dinamico duo. Il dinamico duo. Mamma mia. Ah, che esagerazione. Forse. Ma anche nel club passi molto tempo insieme a lei. Io sbaglio. In ogni caso, non ti incolpo per essere un po' timido. Non sono timido, è solo che... ti sto solo punzecchiando. So che ci vuole un po' di tempo per stringere amicizia con tutte. Sì. Ma Yuri e Nazuki sono super interessanti, quindi non avrò timore di dar loro una possibilità. E di tanto in tanto potresti far due chiacchiere anche con me. Non sono mica inavvicinabile, sai... Beh, più o meno, cioè, nel senso io ci sto provando in tutti i modi, però giuro che non ci sei nelle poesie. Non ci sei. Ah no, non è quello il punto. E che non mi sono ancora... la virgola. E che non mi sono ancora ambientato del tutto nel campo, tutto qui. Già, non toglierò mai gli occhiali. Scusa se non... Perché ero sulle lenti, cazzo.
Non era quella la mia intenzione. No, non preoccuparti. Va bene. Vediamo. Salvo, i colori non smettono. Ti giuro che ho letto salami. Come suonare una lavagna sul piatto di... Era una lavagna, sì, cioè... piatto di lavagna? Doveva suonare un vinile sul cornicione di una pizza. Cornicione? Non era un cartone? Io l'ho tradotto come cartone. E invece... Ah, invece intendeva la crosta. La crosta. Ah! Ma che cazzo ti droghi? Un'infinita poesia senza senso. In italiano? Carica. Sì, certo. Ecco la piastrata di quello di oggi. Sì, va bene. Pronto ad andare, signori? Sì, ma guarda un po'. Adorabile, non è vero? Ma perché tu dico non è vero? Su, ragazze, non fatelo una questione di stato. Deve essere bello, comunque. Ecco. Ah, chissà se Sayori adesso ci propone la scelta. Quale? Sai che Sayori ti chiedeva, ma Sayori te lo chiedesse un giorno, vorresti a casa con lui? È vero. Adesso cosa ti chiede cosa? Zan, zan, zan. Non ti dovrebbe chiedere niente. Oh. Come dovrei rispondere? Va tutto bene, Retoku, non devi dirlo. Non importa, andiamo via. Per una volta torno a casissima Sayori, anche se sono passati solo pochi giorni, sono già cambiato un mucchio di cose. Ma oggi Sayori è un po' più silenzioso del solito. Ehi, Sayori. Scusa, lo sovrappensiero. Beh, non mi meraviglia. È un po' che ci penso. Mi piace quando noi... Voglio dire... Sarei di fatica a trovare le parole adatte. Allora, mettiamo il caso che un giorno io... Yuri! What? Ti chiedo di tornare a casa con lei. Eh? Cosa faresti? Ma che domande sono queste? Così mi metti un po' in difficoltà. Allora, visto che tanto sappiamo che... Allora, le scelte qua, in Doki Doki, se non riguardano... I personaggi sono tipo... C'è un meme fantastico, non so se l'avete visto, c'era uno che sceglieva i pulsanti, tipo, e c'era scritto Choice in Doki Doki, e c'era scritto Worst e Worst. Cazzo, c'è... Cazzo, tipo, bellissimo. Cazzo, se ha ragione. Io tipo, della serie, non cambia un cazzo, non cambia un cazzo, prendi quello che vuoi, tanto non cazzo. Cazzo, se ha ragione. Beh, stiamo facendo la Sayori route, tornerei comunque a casa con Sayori. Sayori, pensi davvero che ti scaricherebbe Yuri, eh? Ma è così bello e intelligente, ma dai, lo vedo già ogni giorno nel club, e poi mi pare che ti piaccia davvero tanto tornare a casa insieme a me. Va bene, questo uguale. Oh, ok. Salva. Vai, comunque è questa qui la di Sayonara. Di Sayonara. Sì, sì. È questa. Senti, ma intanto il giro è lo stesso, non è più tutto praticamente. Comunque, lacrime. Ok. L'elettricità raggiunge. Volume. No, è una parola troppo complicata. Allora? Ridere. Amici. Beh, ha fatto la poesia, giusto? Sciocco. Disorientato. Impacciato. Immagine residua. Quindi sei arrivato. Shopping allora facciamo? Proviamo. Nasuki, beh, ci poteva starci, sì. Sfortuna, sì. E spiare. No, spiare non era Yuri. Che si. Dici. Allora Vivace. No, era Yuri Vivace. Vivace era Yuri. Sì, Vivace era Yuri. Felicità. Felicità. Sconfitta. Tristezza. No, tristezza, sì. Sì. Ah, ok. Pigrizia. Non corrisposto. Corrisposto. Esultare. Squilibrato. Credo sia. Fuochi artificiali. Infanzia. Ah sì, è vero, c'è un mica di infanzia. Non è malinconia. Soleggiato. Nube. Soleggiato. Soleggiato lo assicuro al 100%. Vuoto anche. Sì. Promessa anche. Invece dolore. Invece dolore. Non sono sicuro. Depressione. Depressione. Eccolo. Piangere, mi sa. Straziante? Incapace. Oh, tutte su Sayori a sto giro? No, una no, su Nazuki. Cazzo, è vero. Vabbè. Era, sì, era shopping. Ah, lo salviamo. Vabbè, tanto l'ho fatto giusto. Ah, ma l'ho già salvato. Ah, sono stato bravissimo allora. Che bravo. Che bravo. Oh, cielo. Sono arrivato per ultimo. Non ti preoccupare, anche io sono appena arrivato.
Ti stavi recitando di nuovo al piano? Sì! Come sei falsa! Sì! Devi davvero un buco di denominazione. Prima hai fondato il club, ora stai imparando. Sì, ok, questo è il principale. C'è una calamaro fritto? Calamaro? Oh, c'è una battuta su. Di cui essere entusiasti. Oh, ma dai! Stai dicendo che non ti piace il calamaro? Fammi vedere come l'hanno risa. Fra tutti? L'hanno lasciato uguale, sicuro. Non puoi tradurla. Non ho capito che... Non ho detto che non mi piace. E comunque cosa intendi dire con fra tutti? Perché sì, è proprio lì, nel sì, tuo nome. Sì, è tutto uguale. Mon? Ic. Non è così che si pronuncia il mio nome. In ogni caso, una volta tradotta quella battuta non ha alcun senso, esatto. Vedi? Esatto. Lo diciamo anche in inglese, ti dicevo, una volta tradotta non ha alcun senso. Ah, niente, non facci caso! Però concentriamoci solo sul nostro evento, ok? Sono molto divertenti, come quelle... Le tue azioni sono molto divertenti, come quelle di Yuri o Sayori, comunque. Perdonami. Comunque, dove... Cosa? Che insulto era? Va bene, le tue azioni sono... non sono divertenti come quelle di Yuri o Sayori. Perdonami. Nani. Questa è uguale. Sayori non c'è perché è depresso. Ma ecco, no, in fondo all'aula. Sayori seduto sul banco all'angolo della stanza con lo sguardo verso un blocco. Mi avvicino a lei. Ehi là, Sayori. Muovo la mano di fronte alla sua faccia. Eh? Hai di nuovo la testa fra le nuvole? Ah, scusa. Sì, è uguale. E però che faccio? Mica dovevo leggere il coso con Yuri. No, il libro lo leggevi. Ah no, aspetta, quando eri seduto nel quella del cioccolato. Mica succedeva... Ecco, succedeva adesso. Ma certo, perché non dovrebbe? È solo che mi sembra un po' strano. Scusa, devo essermi fatto delle idee sbagliate. Non so proprio cosa fa fare. Sto bene, vedi? Se ieri mi fa una sola. Ok. Ah! Beh... Ci salta direttamente. Sayori dovrebbe entrare. Sono depressa, non ci ho fatto la poesia. Non c'ho la voglia, ho dovuto preparare la cosa. Hai detto che è molto bella. Grazie. Sayori, sei un po' silenziosa, ma tutto bene. Certo, tutto bene. Sono un po' stanca. Vuoi scherzare un pisolino? Ma no, che sciocchezza. Non preoccuparti per me, ok? Tutto ciò che voglio è vederti sorridere. Beh, d'accordo. Sai, Retokun, sono ancora un po' sorpresa. Vedevo sul serio che avresti provato a imitare lo stile di Yuri. Non è che tu tieni a mente mille chi sono davanti. No. Secondo me... Cioè, anche prima... No, così. Di default... Però. Ok. Ma alla fine... Già. Suppongo che questo sia il tuo stile preferito. Cosa succede? Perché? Non vuoi fare amicizia con le altre? Oh. Ferma! Certo che sì! Questo non significa che devo sforzarmi per far colpo su di loro. Tu sei comunque quella che conosco meglio, Sayori. So che qualche volta devi sopportarmi, e qualche volta sono io a dover sopportare te. Ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, si può dire. Ha solo detto Nazuki prima, d'altro modo. È da questo che è nata la mia poesia. A volte ho la sensazione che tu sia l'unica cosa entusiasmante nella mia vita. Quindi pensare a te mi rende più facile scrivere a volte. Signori? Oddio! Cosa? No! Retoku! No, non me lo metto! Sei troppo buono con me. Perché mi fai questo? E qui la mano di Monica si fa pesare. Il punto in bianco, signori, non riesci a tenere salda la voce? Se fossi stato insieme alle altre invece che con me, sarebbe molto più facile. Signori, mi guardo in giro per assicurarmi che nessuno si accorga della situazione. Sayori, probabilmente è la prima volta che te lo dico, ma non capisco che ti prende. Dimmi come posso tirarti su di morale. Sayori scuote la testa. Tira su col naso mentre continua a scuotere la testa. Finalmente si ricompone e mi sorride. È tutto a posto, Retoku. È solo una nuvola di passaggio. Scusami per la scenata. Giuro che non succederà di nuovo. Per in poi solo sorrisi per tutti, ok? È tutto ciò che comporta. Vai a giocare con le altre. Giocare con le altre? Oggi torno a casa un pochino prima. Sayori, di a Monica che non mi sentivo bene, ok? A domani! Ecco. Va, lo zampino di Monica qua si fa mangiare. Pesante, ma pesante. Ma in realtà lei era così, e già dopo. Ma fia, ma già la differenza dal giorno prima. Minchia, davvero. Che troia. Questo va bene, beh sì. Beh, questa è... Capisco dove vuoi andare a parlare, ma non è il mio stile, voglio dire, non è il punto. Il solo fatto che ci stia provando basta rendermi felice. Beh, certo che ci sto provando. Perché ti senti così coinvolto emotivamente dalla mia poesia? Non è una cosa positiva? Eh? No, che schifo! Non che mi importa! E solo che almeno
una di noi deve assicurarsi che tu non batta la fiacca. In serio? Beh, e se facendo così tu finisci col farmi scappare a gambe levate? Allora, non lo faresti mai. Già, hai ragione. È divertente stare qui, anche se devo sopportarti. Fa conoscenza con il mio stomaco. No, bellissima! Ma fa... Complimenti, okay. Oh, forse non mi dispiacerebbe farti fuggire dopo tutto. Stavo solo scherzando. È un'urgenza. Oh, lo so, non preoccuparti, anch'io. E quello tu lo chiami scherzare? Fa male, sai? Magari lo trovo divertente. Credo sia quello il punto più. Cioè, dove ti ha colpito o della discussione? No, della discussione. Dovrei fare attenzione a quello che dico quando sto con lei. Ad ogni modo, anzi che possa poi sì, va bene. Questa non ce la faceva vedere. No, cos'era la sua ultima? No, ci scazzava tantissimo perché l'avevamo fatta per ieri, diceva no, fanculo, l'hai fatta per Yuri, non te la faccio vedere. E infatti aveva detto Yuri che gli avevano chiesto di farne una sullo stesso argomento come l'ultima volta prima di aver litigato. Sarà la tua spiaggia, la tua mente è piena di preoccupazioni e paure che ti hanno reso duro immaginare nuove avventure. Ma oggi c'è un posto speciale, una spiaggia dove potremmo andare. Ma faceva rima veramente? L'hanno fatto fare rima loro. Non lo so. Originale. A parte da dopo. Non è rima. Se stende la rima. No. Paure, avventure. Speciale. Ah, sì, speciale. Andare. Beh, riva estiva. Quello era solo. A perdita d'occhio si stende la riva e luccichi del mare in un'atmosfera festiva. Le mura della tua mente crolleranno, colpite dai raggi del sole. Sarà la spiaggia che lava via i tuoi problemi. Sarà la spiaggia che sogni per sfuggire i tuoi patemi. Bella patemi. Sarà la spiaggia che ti farà sentire un tuffo al cuore. Una sensazione che non credevi di poter trovare ancora. Seppelliamo sotto la sabbia i tuoi pensieri opprimenti. Teniamoci per mano sotto i raggi ardenti. Lava via le tue insicurezze nel mare salato e mostra il tuo splendore. Nei tuoi ricordi, d'impronto una sequela, ti libererò col vento che soffia nella mia vena. E ricordi i motivi per cui sei fantastico quando premi le tue labbra contro il... Davvero sei così... Va bene, sarà la spiaggia che lava via i tuoi problemi, sarà la spiaggia che sogni per sfuggire ai tuoi patemi, sarà la spiaggia che ti farà sentire un tuffo al cuore, una sensazione che non credi di provare ancora. Ma se mi lascerai essere al tuo fianco, la tua spiaggia, il tuo rifugio, imparerai ad amarti di nuovo. Ah. Così profonda, davvero? Minchia. Ecco, sentivo di star scrivendo solo cose negative, quindi per una volta ho voluto scrivere un qualcosa che avesse un messaggio carino. Dopotutto, la spiaggia è magnifica, no? E tu non riuscivi a scrivere qualcosa di negativo sulla spiaggia. Quindi prima hai deciso di scrivere riguardo alla spiaggia e solo dopo a quale messaggio trasmettere? Beh sì, è per via di ieri. Voglio dire, dopo che ieri ci siamo resi conto che avevamo scritto più o meno la stessa cosa, lei ha proposto di scegliere un argomento in comune su cui scrivere. Sarebbe proprio da lei. Farci scrivere sullo stesso argomento per poi cercare di stupirmi uscendosene con qualcosa di stravagante. Beh, non che mi importi, l'ho fatto comunque. Credo di aver finito per scrivere pure io qualcosa di metaforico. Ma di tanto in tanto va bene. Comunque sia stato un ottimo modo per fare pratica. Ok. Quindi, Yuri non ti incazzi? Penso di no, perché canale. Vorrebbe. È perché Nasu si incazzava, però Yuri te la faceva leggere comunque con la sua spiaggia lei. Sì. Ah, hai deciso di provare qualcosa di diverso? Credo di sì. Ho fatto la cosa giusta o quella sbagliata? Beh, nessuna delle due. Ho delle preferenze, è vero, ma sarebbe un errore definire qualcosa giusto o sbagliato in base a esse. Come sempre ritengo che la cosa più importante sia esplorare e scoprire se stessi. È confortante. Ho paura di deluderti in un modo o nell'altro. Deludere me? Perché io? Beh, la tua scrittura è sempre molto elaborata e hai sempre un mucchio di consigli da darmi. Dici sul serio? Quindi si prende un minuto per riflettere. Devo essere terribile. Devo essere proprio una persona terribile se mi sento a temere la mia opinione. Che cosa poco carina da parte mia. Yuri, non è grave come pensi, significa solo che io rispetto la tua opinione. Capisco. Scusa se mi faccio sempre mille problemi e arrivo a conclusioni affrettate, è solo che ormai ci sono fin troppo abituata. A parte troppo problemi, dici? A non essere apprezzata. Yuri, ma che stai dicendo? Mi dispiace, non ho intenzione di tirare fuori questo discorso. Andiamo avanti. D'accordo. Ti andrebbe di farmi leggere la poesia? Ok?
Ecco, prendi. Eh beh, questa qua l'abbiamo già letta. Quindi tranquilli. So che la spiaggia è un tema un po' sciocco di cui scrivere, ma ho fatto il mio per tutta la... Sì, esatto. Hai già mezzo che mi ha parlato. Davvero? Non ha detto niente di strano, vero? Voleva solo che scrivessimo qualcosa sullo stesso argomento. Suppongo sia per confrontare i nostri stili o i nostri ragionamenti. Ogni modo, è stata una sua idea. Conoscendolo non c'è da stupirsi che volesse fare una cosa simile. Probabilmente vuole solo mettersi in mostra. Non che io abbia un particolare interesse nel suo stile, ho soltanto accettato la sua richiesta. Tuttavia... Vabbè, questo lo vuole. Monica! Cosa mi dici? Ciao, Red, come hai scelto la musica che vuoi recitare al festival? No. Devo pensarci un altro po'. Ok, non c'è problema. Qualsiasi cosa tu scelga, sono sicuro che andrà benissimo. Tanto il festival non arriverà mai! Inoltre mi farebbe piacere vederti all'opera. Comunque, diamo un'occhiata alla poesia di oggi. Certo! Lascio che Monica prenda la poesia che avevo tra le mani. Che buffo! Che intendi dire? Non mi riferisco a ciò che hai scritto. Devo dire che è buffo come le tue poesie e quelle di Sayori stiano diventando sempre più simili ogni giorno che passa. Mi stupisce che tu sia così in sincronia con lei. In ogni caso, negli ultimi tempi state passando molto tempo insieme, non sbaglio. Ah, direi di sì. Anche se siamo praticamente cresciuti insieme nell'ultimo anno, non ci siamo visti molto. Ma da quando mi sono unito al club siamo tornati a passare molto tempo assieme. Capisco, capisco. Il che mi ricorda? Che oggi Sayori è un po' strana. Davvero, ti ha detto qualcosa? Ah, beh. Ritoku, non ci starei mica provando con lei, vero? Certo che no! Con lei mi comporto come ho sempre fatto. Hai visto come è sbagliato la domanda proprio? No, non è vero. Insomma. Perché probabilmente lei gli ha detto che cosa sei... Allora, tu immagina questo. Io sono Sayori, io non so che sono più depressa del solito per colpo di Monica. Però ogni volta che mi si avvicina il protagonista, io sto peggio di prima. Arriva lì Monica e gli chiede, come mai ti senti così? Ogni volta che sto con lui, mi sembra da una parte di stare bene e dall'altra di stare male. Quindi su cosa va la discussione di Monica? Beh, non ci starei mica provando con lei, vero? Sì e no, cioè secondo me invece ha sviato, perché secondo me lei dice, oggi è un po' strana, e lui fa, come fai a saperlo, ad esempio, ti ha detto qualcosa? Perché magari lei intende, tipo, sei un po' strana, magari non ci ha neanche parlato con Sayori, lei sa che è strana. Ma ci ha parlato. Così. Ma magari. Ci ha parlato tutto. Vabbè, allora mi sto confondendo con un'altra cosa. Non ci stai provando con lei, no? Perché se ci provi con lei la faccio impiccare. Io penso che in questo caso sia ancora più sul non ci stai provando con lei. Ma in realtà se ci pensi Monica non voleva fare crescita, voleva solo renderle il più felici. No, il più, impiacibili. Schifo e non amore per l'altro. Infatti c'è scusa con Yuri, io veramente, cioè veramente ci avrei provato con Yuri se si fosse dimostrata quello che era. No, certo, ovviamente. Se Sayori è così depressa da non voler neanche da non volermi neanche vedere, perché ogni volta che la vedo la faccio star male, ci sto bene, no, le vai a escludere tutti. Se Nazuki è così insopportabile, mi tira i calci, il gomitato, ci voglio stare come così, no, chi rimane? La meno peggio, che è Monica, che è l'altra. Sì. Va bene, chiedevo per sicurezza, so quando ci tieni a lei, sarebbe terribile se accadesse qualcosa di brutto, quindi vedi di tenere d'occhio. Sayori è molto più allegra quando sei entrata nel club, mi chiedo cosa sarà mai successo. Quanto sei autoironica e sarcastica, mi chiedo cosa sarà mai successo. Ma non lo so mica. Ma non lo so io, è diventato... Perché accento romagnolo. È diventato romagnolo, forse è bolognese. Ma mica vuoi una piedina, eh? Ieri mi sono fermato a Bologna. Vabbè, non importa, non è il momento adatto per parlare di queste cose. No, di modo. Non ti faccio leggere. Ciao, Diso. Ora ti faccio leggere. Puoi farlo in editing, se sì, non è vero. Quanto durava? Okay. Sayori. Ecco, se però devo scegliere preferisco aiutare Sayori. Voglio dire, siamo già vicini di casa e... Monica ha detto che Sayori avrebbe aiutato lei. Maledizione, ci odi davvero così tanto? No! Scusa, non volevo che fosse una scelta così difficile. Scusa la domanda, se scegli Monica, ovviamente dice. Beh, già Sayori. Allora, tanto vale scegliere Monica, soprattutto tanto sì. È indifferente alla scelta. Scusa, puoi salvare? Sì, certo. A questa scelta. Ma tanto è indifferente, nel senso che. No, però scegli. Per questa route dovevo scegliere Sayori. Non posso scegliere Sayori. Vabbè, noi l'abbiamo scelta. Monica! E allora che credo che dovrei aiutare Monica. E vai, hai scelto me! Aspetta un attimo. Sì! Monica, tra tutte sei quella che ha meno bisogno di aiuto.
Ma sono d'accordo con Natsuki. Non solo il tuo lavoro è adatto ad essere svolto da una sola persona, ma i Chessaioli ad aiutarti. È stato Rei Tukuna a scegliere. Non importa. Sei stato tu in primo luogo a spaventarlo, forzandolo a scegliere te. No, non mi ha forzato. La seconda volta mi ha forzato. Sei la presidentessa del club, Monica. Dovresti prendere delle scelte responsabili per il bene del club. Monica, non dovresti lasciare che i tuoi secondi fini interferiscono con questa decisione. Secondi fini? Cosa stai dicendo, Yuri? In realtà a me sembra... Sembrate voi quelle che hanno dei secondi fini. Come, prego? Ma se hanno sempre dei secondi fini, hanno anche dei secondi cocco, dei secondi bullo, dei secondi lele. Questo te la lascio passare. Grazie, perché adesso... Questa se non fosse così, la situazione non sarebbe degenerata in questo modo. È un'accusa del tutto falsa, Monica. Esatto. Abbiamo un sacco di lavoro da fare, lo sai. E non fare un buon lavoro... E non faremo un buon lavoro se ci farei lavorare da sole. Forse questo è vero. Pensa al club, Monica. Se vogliamo che l'evento sia un successo, dobbiamo distribuire adeguatamente le nostre risorse. Allora farei la cosa giusta, presidentessa? Ok, ho capito. Tecnicamente potrei tu con aiutare uno di voi la soluzione più logica. Quindi penso che sarà questo ciò che faremo. Ma che tristezza, ogni volta che si cerca di prendere in considerazione Monica, il gioco la chicca via. Sì. Ci posso domande. Beh. Andiamo su Yuri, l'abbiamo già vista. No, appunto. Niente, non andrei su. No, Natsuki avrà una rotta a parte. Ah, vuoi fare la rotta a parte? Ok. Allora, quindi qua adesso quindi possiamo saltiamo tutto di prepotenza. Esatto, allora. Ma sei serio? Perché mai dovresti. Natsuki, già so che stavi per dire qualcosa di cattivo. Sì, no, uguale. Stavo solo sì. Dicendo. Sì. Adesso guarda. Diciamo qua possiamo scappare praticamente tutto. Sostanzialmente. Sì. Allora, qua in teoria, visto che tanto. Ehi non cambia niente, ehi non cambia niente, se vogliamo essere di parola dovremmo scegliere in teoria ancora Sayori. E dobbiamo. Però visto che l'abbiamo già visto e tanto, ehi non cambia niente, ehi non cambia niente. Ma a sto punto facciamolo sulla ruota di Natsuki. Esatto, a quel punto okay, la frinzoniamo di là. La frinzoniamo di là. È quello. È questo che facciamo alla fine. Che cattivi che siete. Cazzo, dimmi se non è friend. Resterai per sempre la mia migliore amica, è la definizione di friend. Esatto. Troppo stronzi fino al midollo. Ma no, è vero che poi tra parentesi non potevo farlo perché questa parte qua è importante perché c'è la scena. Mi dimentica, c'è questa. E nei titoli di coda anche quella. Oh. Ok, allora calmi tutti. Ah, qua vuoi leggere un attimo? Voglio leggere come traduce hai lasciato qualcosa in sospeso. Voglio, prego. Voglio leggere non voglio dire soprattutto la vostra conversazione di ieri. Stamattina l'hai lasciata proprio giù di corda, lo sa. No. Questa cosa qua è davvero. Bravi, no, ragazzi. Bravi. Ragazzi, non no, era facile. No. Se reagissi davvero così, sarei uno stronzo ipocrita. Quindi applaudisco. No. Allora, qua non posso dire davvero niente. Al team della traduzione perché in inglese la smetti? No, ma è troppo perfetta. Fai lo screen. Fai lo screen. Ma sto facendo un video. Sta registrando. Non è che. Allora, complimenti al team della traduzione perché in inglese era hanged, ma hanged in inglese come qualsiasi cavolo di parole in inglese tipo play c'ha 27 significati diversi. Esatto. In quel caso lì poteva essere intesa come per l'appunto giù di morale, che ha lo stesso significato di giù di corda, ma ovviamente vuole intendere anche uno che è appeso, in quel caso impiccato, quindi giù di corda sì, intende, sotto intende quello. No, voglio solo leggere la poesia quella. Esci dalla mia testa. Prima che faccia ciò che voglio per te, esci dalla testa prima che ho scoperto quello che lei mi ha detto. Lei, già. Ti dimostri mommy. Quanto ti amo. Sai che penso che si riferisca al protagonista questa? Non è esci dalla mia testa Monica, ma esci dalla mia testa tu. Ma pensavo esci dalla mia testa pensiero di suicidarti. No. Cosa? Prima che finisca di scrivere questa poesia, prima che ti dimostri quanto ti amo, prima che ascolti tutto quello che lei mi ha detto, prima che faccia ciò che è meglio per te. Sì, credo si riferisca al protagonista. Ma poi le ultime due frasi che senso hanno? Non finisce mai per davvero, smette soltanto. Smette soltanto di muoversi. Forse intende dire che esci dalla mia testa, però non potrà mai succedere. Quindi l'unica soluzione è la morte.
Ce lei sta dicendo praticamente esci, ma non potrei mai uscire dalla mia vita, quindi l'unica cosa è smettere di muoversi. Già. Quindi morire. Ok! Quindi... questa era la route di 6 ore prima che succedano i casini. Ah, devi fermarti qua? Sì. Beh, che cazzo faccio?